sì, però se io dovessi killarlo rimarrei comunque. Sono rimasto in mutande, ragazzi, guardate. Mannaggia te, ma tutte a me mi devono capitare. Che cazzo, sto esplodendo. Modo, oh, ah, schiacciamento degli organi interni qua. Ma lasciando questa cringiata, ragazzi, che è abbastanza anomala, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Come ben sapete, è già da un po' che non porto video di Fortnite. E lo credo bene. Però Aspettate, non voglio vedere qua sotto nei commenti persone che mi dicono sì, ma perché non ci sei stato per tutto questo tempo? Non torna un c***o, amici. Ecco il perché, ragazzi, perché dovevo creare qualcosa di epico. L'ho creato e finalmente possiamo fare questa challenge. Oggi, ragazzi, ovviamente porteremo una challenge molto molto strana, perché come potete vedere sono pieno di vestiti dalla testa ai piedi, letteralmente. Nice. Di conseguenza, ragazzi, dovremmo fare una challenge molto, molto pazza. Ovvero, ogni kill che andrò a fare su Fortnite andrò a togliere un vestito. E speriamo, ragazzi, veramente che io riesca a fare tantissimi kill, perché così io, con uno schiacciamento degli organi interni tanto intenso, perché veramente, ragazzi, voi non avete idea, ma qua sotto fa un caldo di quelli anomali. Ma adesso, ragazzi, bando alle ciance, io direi subito di andare a farci una partita, perché io veramente, raga, sto esplodendo. E voglio a tutti i costi cercare... Oddio, sto esplodendo, raga, non ne avete idea. Ma adesso vi lascio. Allora, raga, io vi volevo far capire un'altra volta che veramente io sto esplodendo. Sto sudando che non avete idea. Quindi il nostro obiettivo in questo momento è atterrare e fare subito tutta la lobby, perché io non ne posso già più di stare così, raga. Sono passati 50 secondi da quando ho startato la partita e già mi sto letteralmente buttando. Però questa challenge ormai, ragazzi, la dobbiamo portare a termine. So di essere un hero, me ne rendo conto, però dobbiamo portarla a termine, perché se non riuscissi a portarla a termine mi scioglierei come un ghiacciolo, cosa che non voglio che accada. Di conseguenza, ragazzi, scendiamo, prendiamo subito la prima arma che riusciamo a trovare, perché altrimenti io non so veramente come potrebbe andare a finire. Ok, intanto, raga, sento il primo nemico. Attenzione, sì, easy, ragazzi. Il primo nemico ce lo siamo portati a casa con moltissima facilità. Di conseguenza devo fare in fretta, vi devo togliere il primo cappello. Mannaggia, sì, l'ho tolto. Yeah. Ok, no, raga, qua c'è altra gente. Devo subito prepararmi meglio, perché non è che vorrei morire alla prima partita, Perché sennò dopo devo restare così per troppi secondi e non voglio, come dire, rimanere con dei vestiti addosso. Me li devo togliere assolutamente tutti. Boy. Ok, chiaramente non devo restare. Però, ragazzi, me li devo togliere il più possibile, veramente. Perfetto, dietro, andiamo di qua. Ho sentito dei nemici, raga, Eccolo là. Sì, ce l'abbiamo so killato, però. Cattento. Raga, mi devo fare anche questo, però. Raga, mi devo fare anche questo. Vale. Ok. Vabbè. No. Non rientro. Ok, sì, mi sono fatto anche questo. Raga, mi devo togliere due vestiti. Allora, togliamo il cappello. E oddio, la bandana, no, questa non la devo togliere. Togliamo, raga, il giaccone, che non ne posso più, veramente. Madonna mia, non si riesce a togliere. Voi non ne avete idea, raga. Sto sudando, ma finalmente abbiamo tolto il primo giaccone, no? Però ancora dobbiamo fare un pezzo di kill. Comunque, come siamo messi? Un altro nemico, attenzione. Potrebbe essere una easy kill. Forse. Non so. Raga, prima sono morto perché, cioè, praticamente non mi riesco a muovere. C'ho talmente tanti vestiti addosso che non riesco a muovere il mouse. È veramente, veramente complesso. Io direi di tornare a Pinnacoli, ragazzi. Però io veramente sto sudando, già che veramente, raga, fra poco mi troverete sciolto per terra, veramente come un gelato schiacciato dai cani. Run. Eccolo! Killato! Gli ho killati due. Ti devo togliere due vestiti. Raga. Ah, aspetta, ti devo togliere il giaccone. Madonna mia, non ne posso più. Levati, mannaggia, levati. Madonna mia. Madonna, aspetta, devi levare. E anche la felpa. Ah, oh, no, sta arrivando un altro nemico. Devi far presto. Nello schermo arrivano nemici. No, vestiti. Oh, a posto. Raga, giuro che è complessa la situazione. A posto. Anche dopo mi devo togliere un altro vestito. Eccola. A posto. No, vabbè, raga, però. Easy, ragazzi. Due vestiti ci dobbiamo togliere. La felpa.
sta arrivando un carro armato, cosa che non è affatto buona. E poi mi devo togliere anche i pantaloni, ragazzi. Pantaloni mi sto togliendo. No, dai, non posso morire così. Non posso morire così. Eccoli via. A posto. Tolto pure i pantaloni. Eccoli. Eccolo. Dai. Sì. Easy, raga. Easy. Altra felpa. Via, un'altra felpa. Non ne posso più. Raga, mi sono tolto tipo tutti, praticamente tutti i vestiti ormai. Attenzione. Sì. Andiamo via. Andiamo via, ragazzi. No. Però dovrei sparare a quello là. Spara. Non vuole sparare, sto coso. Vabbè, raga, devo solo scherzare, no? Rischio veramente di lasciarci le penne. Via. Vorrei dire, eccolo là. Sparate. Siamo su due, ragazzi. Se noi riuscissimo a farceli tutte e due, sarebbe veramente, veramente ottimo. Perché, no, non sarebbe ottimo. Perché da adesso in poi, ragazzi, veramente rimarrei nudo se continuassi a fare kill. Cerchiamo di killarcelo. Non è messo per niente bene. Attraverso la scala, ragazzi. Mi devo togliere un'altra. Mannaggia, un altro. Oh, a posto, sono rimasto in maglietta grigia, ragazzi. In maglietta grigia. Mi stanno sparando. Questo non è buono. Dobbiamo killarcelo. No. Vieni qua. Sì, però se io dovessi killarlo rimarrei comunque nudo. Vabbè, è la sfida, ragazzi. Devo killarlo. Sì, killa. L'ho killato, diciamo così, ragazzi, mi tolgo gli occhiali, vai, cerchiamo di prolungare quella che sarà, diciamo, la nostra fine. Altro canto. Oh, cavolo, raga, non so se avete visto, ma quello lì è il nuovo missile guidato. E qua davanti c'è un trucco, attenzione, quello, ragazzi, ce lo dobbiamo killare assolutamente, devo farlo fuori. No, ha preso il cannone, non era quella la mia. Tanto positivo. Oh, l'ho lanciato, attenzione. Vabbè, ragazzi, però che cavolo siamo? Cioè, siamo veramente delle bestie. Allora, questa non è che sia tanto positiva come cosa, perché non è che sia per niente tanto positiva. Sono rimasto in mutande, ragazzi, guardate. No, così no, però. Così no, però. Vai, via. No, ma dai, ma perché? Ma perché ero rimasto pure in mutande per voi, raga? Ma cosa, perché? Cioè, no, ma dai, potevo. Ma no, dai, però potevo killarmelo, dai. D'altro canto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E ovviamente, per favore, una condivisione di supporto, perché veramente, raga, sono rimasto pure in mutande per colpa di Fortnite, quindi per farvi capire. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bene.